certa di poterlo dimettere fra qualche mese. Che gioia. Dio mio, fa che possa rivederlo, ti prego. È stato contento dei regali? Sì, era fuori di sé. Ti aspetta. Povero amore mio. Adesso sei tranquilla. Grazie. Grazie di cuore. E adesso una sorpresa. Da domani abiteremo in una casa nuova. Una casa nuova? Ma come? Hai fatto tutto a mia insaputa. Eh già, una sorpresa. Ecco, adesso ci sono una decina di passi per arrivare ai gradini. Vieni. Ecco, vieni. Ah, questa è Enrichetta, la nostra cameriera. 22 anni, molto premurosa. Benvenuta nella nuova casa, signora. Grazie, Enrichetta. Di qua c'è il soggiorno. Sta attenta, ci sono due gradini. Dai a me. Mi sembra di sognare. Adesso, piano piano, ti descriverò tutta la casa. Questa è la camera da pranzo, con la finestra sulla destra. Al centro il tavolo e la cristalliera dall'altra parte. Il pavimento in marmo rosa. Ma tutto questo costerà un patrimonio. Sergio, dimmi la verità, da dove vengono tutti questi soldi? Sono tanto preoccupata. Laura, ti ho detto che non devi preoccuparti. Tu hai fiducia in me. Sì, sì, ma... E allora? Sergio mio. Qui c'è il bar. Questi sono calici di Boemia, di diversi colori. Bellissimi. Sono intarsiati, toccali. Meravigliosi. Questo è rosso rubino. Questo è... Aspetta, lasciami indovinare. È turchino. Come hai fatto a indovinare? Grazie per questa pugilina. Carica subito, sbrigate! Talana è proprio bella calda. Ma ha scritto che in galera fa tanto freddo. Questo è buono, il macellaro. Tiè, continua tu. Due maglie a dritto e due a rovescio. Ciao. Sai che ho visto passare in macchina il principino l'altra sera? Ciao. Ciao. Come stai? Non mi parlare di quel balordo, di quello spione. Lo sai che ha scritto a mio padre che faccio la vita? Ma se mi capita sotto... Calmati, Sergio. Io ho fiducia. Sì, dobbiamo aver fiducia. Signora, eccoci a noi. Il professore aspetta la sua malatina. Vogliamo andare?
Coraggio, amore. Senta, signor Venturi, è inutile che io cerchi di addolcire con le parole il dolore che lei proverà. Malgrado tutti gli sforzi miei e dei miei assistenti, l'intervento non è riuscito. Ho trovato due occhi irrecuperabili. Questo è tutto, signor Venturi. E ora non c'è più nessuna speranza. Posso sgomberare? Sì, grazie. Sono io. Oh, amore, dove sei stato? Sono sempre così in pena. Non so mai niente di quello che fai. Come ti procuri tutti questi soldi che spendi per me. Ho tanta paura. Da oggi non ti preoccuperai più. Stamattina ho comprato un autosalone in via San Martino. Un bellissimo salone. Oh, davvero? Sicché d'ora in poi finalmente lavorerai come gli altri. Finalmente vivrai come gli altri. Sei contenta? Se sono contenta, non so dirti quanto. Sai, mi sto abituando a questa nuova vita. Parli come se ci dovessimo rassegnare per sempre. Aiutami a sperare. Aiutami a sperare. Tesoro, lo sai che in fondo ho trovato la felicità. Perché adesso so che tu mi ami. E per me è questo che conta.
senza te. Mi perderò. Io ci pubblico esercizio, ma che sono rovinato? Questo che ti metto, oh, vergogna, e mi lasci! Ma insomma, si può sapere quello che è successo fra voi due? Questa canaglia sa bene quello che è successo. Non ti piaceva la sorveglianza di Sergio, eh? Non vedevi l'ora di essere libera per diventare quella che sei diventata. Una sgualdrina. Mia figlia, una sgualdrina. Bene. Se sono una sgualdrina, devi ringraziare proprio il tuo grande amico Sergio. È lui che mi ha corrotta e mi ha anche sfruttata. Ecco, adesso lo sai. Bugiarda. Bugiarda. È impossibile. Che cosa stai raccontando? È lui che mi ha scritto della tua vita svergognata. Quella volpe ha fatto la spia perché non lo sopportavo più. Credimi, babbo, è stato lui a rovinarmi. Giurami che hai detto la verità. Lo giuro, lo giuro. Ma no, per l'amor del cielo, non è possibile. Io conosco troppo bene Sergio, per carità. Dimmi dov'è Sergio, o te ne pentirai. Ma come faccio a dirlo, se non lo so, e sia ragionevole. Ah, lo troverò. E lo ammazzerò come un cane. Mamma mia, che succede? Oh, Madonna Santa! Romolo, diglielo su! Per carità, trattienilo, no! Poco fa l'ho visto entrare nell'officina in via Capri 12, vicino a casa sua. Va bene. No, babbo, fermati! Ti ho mentito! Ti ho mentito, non lo fare! Buona. Ferme! Laura, sei tu. Senti, sono Marisa. Sergio in questo momento si trova in un'officina accanto a casa tua, al numero 12. Lo sai il telefono? Ah, non lo sai. Oh, mio Dio. Senti, Laura, Sergio è in grave pericolo. Un uomo vuole ucciderlo. Tra poco sarà lì. Manda subito la donna ad avvertirlo. Come? La donna è fuori. Oh, Maria Vergine, eppure bisogna avvertirlo. Aspetta, Laura, Laura! Dio mio, aiuto! Aiutami! Espirata prima che potessimo fare qualcosa. È in quella stanza. Si faccia coraggio. Ah!
Lei è un congiunto? Un congiunto. Entri pure. Senti com'è triste. È come una nebbia che ti avvolge e ti porta lontano. Per sempre. Tu cercavi soltanto un po' di felicità. Hai trovato tutto il male che ti ho fatto. Perdonami. Vorrei morire per sentirti una volta che mi chiami amore. Ora nessuno ti farà più piangere, amore. Perderti per sempre. Non è possibile, non è possibile. Dimmi che ancora esisti in qualche parte dell'universo. Non posso perderti. Non posso perderti. Aspettami, Laura.